Benvenuti, è un compito piacevole il mio da sindaco della città portare il saluto agli intervenuti, agli studenti, a chi è venuto a sentire questa lezione e soprattutto agli illustri ospiti, il senatore Giuseppe Esposito, vicepresidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, e all'onorevole Angelo Tofalo, consigliere componente dello stesso organismo. Saluto e ringrazio anche il professore Caligiuri per questa importante e bella iniziativa. L'intelligence e la democrazia è il titolo di questa sera. Continuerà per altre 2 serate e quindi vi aspettiamo tutti domani sera e dopodomani sera, dove concluderà il rettore dell'Università della Calabria, il dottor Crisci. Per me è un piacere avervi qui a Soveria, sono sicuro che saranno delle lezioni interessanti. Per questo vi auguro una buona serata e un buon ascolto. E ora passo la parola al professore Caligiuri per l'introduzione della serata. Buonasera, benvenuti all'avvio di questa iniziativa che intende porre all'attenzione scientifica, culturale e politica nazionale il tema decisivo dell'intelligence. L'iniziativa di questa sera fa parte di un preciso progetto culturale avviato nell'Università della Calabria dal 1999, quasi 20 anni fa, quando abbiamo avviato i primi corsi di studio su questo tema, collegandolo con la comunicazione pubblica. Nel 2002, grazie alla casa editrice Rubbettino, e colgo l'occasione per salutare l'editore Florindo Rubbettino, che è presente anche nella sua qualità di vicepresidente della Fondazione Italia Domani e di consigliere comunale, abbiamo avviato la prima collana d'Italia di studi scientifici su questo argomento, avviandola con un testo di grande significato, scritto da Francesco Cossiga, probabilmente l'uomo politico italiano che maggiormente ha affrontato questi temi. Nel 2007, sempre insieme al presidente Cossiga, abbiamo avviato il primo master sull'intelligence in una università pubblica del nostro paese. E da allora abbiamo poi cercato di sviluppare tutta una serie di iniziative. Eravamo però partiti nel verso giusto, perché del corpo docente della prima edizione faceva parte l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i lavori vennero conclusi dall'allora direttore del SISDE e attuale capo della Polizia, Franco Gabrielli. Nel 2008 abbiamo creato, sempre nell'Università della Calabria, il primo centro studi scientifico su questa disciplina, affrontando soprattutto con l'arma dei carabinieri, saluto gli autorevoli rappresentanti che sono insieme con noi questa sera, di collegare l'intelligence con la prevenzione della mala pianta dell 'ndrangheta. Non a caso, creando una collana editoriale in supporto al centro studi, il primo testo fu proprio Intelligence e 'Ndrangheta. Poi il secondo, la cultura della legalità, come sottotitolo Come lo Stato sta contrastando 'Ndrangheta, con interventi di grande spessore, dall'allora vice direttore del SISDE, generale Orlando, all'allora procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e attuale procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone. E poi altri testi abbiamo costantemente pubblicato, tra i quali voglio ricordare Cossiga e l'Intelligence, e uno degli ultimi, Intelligence economica e guerra dell'informazione, che tocca un tema decisivo. Di prossima pubblicazione c'è un testo curato da Andrea Sberze e me, Andrea è insieme con noi stasera, che è Il pericolo viene dal mare, intelligence e portualità. Un paese come l'Italia,
che è circondato per tre parti dal mare, è un paese profondamente amarittimo. Allora, ancora poi abbiamo creato tante altre occasioni, abbiamo continuato col Master in Intelligence e l'edizione di quest'anno è stata inaugurata dall'allora sottosegretario di Stato per l'informazione della Repubblica e attuale ministro degli interni Marco Minniti. Sempre quest'anno abbiamo avviato un sito molto importante che si chiama Intelligence Lab, che intende rappresentare un punto di incontro del scientifico e culturale del nostro paese, e poi abbiamo promosso due importanti convegni scientifici. Il primo a maggio su Aldo Moro e l'intelligence. La figura di Aldo Moro, che è schiacciata prevalentemente sulle tragiche vicende del suo rapimento e poi del suo assassinio, e sono state esaminate sotto una luce diversa, parlando di come invece Aldo Moro ha costruito la democrazia italiana da uomo di Stato e da come, da Presidente del Consiglio, prima ancora segretario della Democrazia Cristiana e poi da Ministro degli Esteri e poi da Presidente dell'Assemblea Nazionale dello Scudo Crociato, ha utilizzato e conosciuto e valorizzato le informazioni provenienti dal mondo dell'intelligence, perché un uomo di Stato, dal nostro punto di vista, non può che essere un uomo di intelligence. E allora abbiamo poi sviluppato un dibattito sui 10 anni della riforma della legge sui servizi, e che è stato proprio, ho avuto l'intervento del ministro degli interni Marco Minniti. E adesso siamo qua stasera nella prima università d'estate sull'intelligence organizzata dal nostro paese, l'abbiamo fatta qui a Soveria Mannelli, e il primo tema che abbiamo toccato è proprio intelligence e democrazia, perché tutta questa attività nasce da un bisogno di trasparenza più che da esigenze di segretezza, perché l'intelligence deve essere conosciuta, perché è uno strumento decisivo per contrastare il terrore e soprattutto la criminalità organizzata, che dal mio punto di vista è di gran lunga peggiore, più pericolosa e invasiva del terrorismo. E allora parlare di questo significa parlare di questi giorni, dei giorni che stiamo vivendo. E quindi, parlando di democrazia e intelligence, siamo partiti dal controllo parlamentare. E lo facciamo con due autorevoli membri del Comitato Parlamentare di Controllo del Parlamento italiano, e che sono il vicepresidente del Comitato, il senatore Giuseppe Esposito, e l'onorevole Angelo Tofaro, che vi prego di salutare con un applauso. Per entrare brevemente nel tema che poi svilupperemo domani sera con due altri significativi docenti, con Angelo Selvatici, che parlerà della nuova via della seta, quindi intelligence e globalizzazione, e con Giuseppe Rao, che per 8 anni è stato all'ambasciata italiana di Pechino come responsabile dell'innovazione. Quindi parliamo di gente che sa di che cosa parla in maniera precisa, perché sul tema della nuova via della seta, che sconvolgerà probabilmente gli equilibri politici e l'ordine mondiale, in Italia probabilmente ancora non stiamo riflettendo abbastanza. L'ultimo tema che affronteremo sabato sarà intelligence e magistratura, la collaborazione istituzionale. Lo faremo col sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri, perché il dato sul quale bisogna soffermarsi è che oggi le democrazie sono sotto attacco. Sono sotto attacco dalla criminalità organizzata prima di tutto, sotto attacco dai poteri economici fuori controllo, sotto attacco dal fondamentalismo islamico. E allora le istituzioni che operano all'interno dello Stato devono insieme collaborare, perché il nemico dell'intelligence non è la magistratura, così come il nemico della magistratura non è l'intelligence. Dobbiamo invece fare in modo che le istituzioni dello Stato contrastino i nemici comuni. E perché il punto di vista centrale non può che essere l'interesse nazionale. E questo richiama, secondo me, il problema dei problemi, il tema dei temi, e cioè la classe dirigente.
fino a quando le democrazie sceglieranno le classi dirigenti attraverso i concorsi o attraverso le elezioni fortemente condizionate dai sistemi mediatici, e le élite criminali e terroristiche vengono invece individuate attraverso il modello di efficienza dell'organizzazione, il confronto diventa molto difficile. E allora io ritengo che sia fondamentale puntare sulla formazione, sull'approfondimento di questi temi, perché nella globalizzazione non esistono nazioni alleate, ma sempre nazioni concorrenti, per cui a problemi paradossalmente che sono globali noi dobbiamo dare delle risposte nazionali, e c'è bisogno di classi nazionali forti, credibili, che possano portare avanti l'interesse nazionale. Allora, credo che, e concludo, tra le grandi trasformazioni del nostro tempo c'è certamente la percezione dell'intelligence, e c'è una data precisa, che è il 7 di gennaio del 2015, quando a Parigi viene assaltata la redazione di Charlie Hebdo. Da quel giorno non trascorre momento in cui non ascoltiamo nelle televisioni o leggiamo sui quotidiani la magica parola intelligence, come se fosse l'arma segreta delle democrazie per contrastare le derive del terrore, dimenticando che per anni questo strumento era stato demonizzato e sottovalutato, salvo poi a considerare l'intelligence un comodo capro espiatorio a cui addossare le responsabilità quando alcuni avvenimenti purtroppo accadono. Allora, queste trasformazioni secondo me sono di tre tipi. La prima, l'intelligence da luogo oscuro, da ambito dell'indicibile dello Stato, diventa uno strumento fondamentale per la democrazia. In secondo luogo, oggi con la velocità delle trasformazioni sociali, l'intelligence non serve, non è più utile per prevedere, funzione sempre decisiva, istituzionale dell'intelligence, ma oggi l'intelligence serve soprattutto per capire dove noi ci troviamo, per comprendere la realtà. In terzo luogo, l'intelligence non è uno strumento esoterico per pochi intimi, magari per precise addette ai lavori, ma è invece uno strumento per tutti, perché l'intelligence serve ai cittadini per orientarsi nella società della disinformazione permanente, che si ottiene attraverso due leve: la forte pressione mediatica e il basso livello di istruzione sostanziale, che nulla ha a che vedere con il titolo formale di studio. In secondo luogo serve alle imprese, che devono solcare i mari della globalizzazione e devono avere alle spalle un sistema paese che sia funzionante. E in terzo luogo serve agli stati per garantire il benessere e la sicurezza nazionale. Non a caso noi avviamo le riflessioni dell'Università d'Estate con due esponenti dello Stato, con due rappresentanti del Parlamento della Repubblica che lavorano nel decisivo settore dell'intelligence e delle informazioni. Quindi vi prego ancora di salutarle con un applauso, e la parola al senatore Giuseppe Esposito. Io spero che giù mi vediate, se no mi alzo per la vostra migliore comprensione. Sì, ci vediamo. Io vedo negli occhi le persone quando parlo, riesco anche a capire se mi stanno ascoltando, se state dormendo. Grazie di avermi invitato a Mario Caligiuri, che come sempre ha grande stima nel nostro lavoro e quindi ci dà la possibilità di esprimere il lavoro che facciamo, che spesso è fatto di silenzi. Io e Angelo Tofolo, non solo noi, ma tutti e 12 che facciamo parte del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, spesso lavoriamo, ma nessuno può sapere
che cosa stiamo facendo, e quindi siamo dei nullafacenti del Parlamento fondamentalmente. E quindi queste occasioni riservate, a parte un paio di milioni di persone che ci ascoltano mezzo radio radicale e attraverso la diretta Facebook, oggi ti possiamo raccontare ciò che facciamo. No, sto scherzando da questo punto di vista, però cerchiamo di farci capire. Ringrazio il sindaco che mi ha dato la possibilità di vedere questo paese, questa città, che ha compiuto i 200 e dispari anni e che quindi per la prima volta vede un esposito parlamentare qui, e quindi questo fatto è importante anche per la città, ma anche perché ho visto l'attenzione che si pone rispetto a problemi, a processi culturali e a processi anche di intelligence. Quindi queste cose stanno entrando nel DNA del paese, e quindi sindaco anche questo fa parte del lavoro che un prima cittadina sta facendo e che lei sta facendo bene. Io cercherò di ringrazio poi chiaramente le autorità presenti, spesso quando li vedo mi sento un po' in disagio, loro fanno tantissimo, noi controlliamo ciò che loro fanno, quindi spesso mi sento in disagio nel vederli, perché vorrei dire loro grazie più di una volta durante l'intero intervento, lo faccio all'inizio, così vale per tutto l'intervento, e questo per te. Dunque, noi cambia il modo di fare i servizi segreti nel 2007, con la legge 124, cambia in maniera strategica per il paese, da polizia segreta, con la legge 801 del 77, diventa polizia, no, non è più polizia, diventa intelligence di studio per il futuro. Guardate, prima il professore Caligiuri diceva una cosa, l'intelligence è una cosa diversa. Bene, l'intelligence per me e per chi ha costruito dal 2008 a oggi, attraverso i decreti attuativi della legge 124 e della 133, è una specie di stazione meteorologica. I servizi devono indicare la strada per difendere il paese. Poi ci sono le forze di polizia che difendono il paese, c'è la magistratura che regola le leggi. Devono dare, è come la stazione meteorologica, mi deve indicare se domani piove o non piove. Poi se piove o non piove, esco io con l'ombrello, oppure esco con la caloche, oppure esco con mi faccio bagnare dalla pioggia. Nel 2007 con la 124 i servizi segreti diventano da servizi del Ministro degli Interni, legati al Ministro degli Interni e legati al Ministro della Difesa, diventano a dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Cambia lo scenario, cioè non è più il servizio di polizia contro i criminali, che addirittura si duplicava il ROS, il ROC, il ROD, cioè c'erano tutti servizi uguali a forze di polizia, ma diventa una cosa diversa e risponde direttamente al Presidente del Consiglio. Grande cosa, perché finalmente è collegiale e difende la Repubblica, non difende il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni. Questa è la prima grande rivoluzione di questa legge. Sembra poco oggi, a distanza di 10 anni, sembra una cosa acquisita, ma c'è stata nel 2007, quando la legge è stata fatta, una battaglia lunghissima su questo. Le resistenze, erano abbinate al Ministero della Difesa, al Ministero degli Interni, era abbinato anche il servizio segreto, la parte sporca dell'indagine, perché fino a quell'anno era considerata la sacca dell'illegalità a difesa della democrazia, i servizi segreti. Oggi sono considerati invece il trend, l'indicatore per andare avanti nella nostra sicurezza, nella nostra percezione della sicurezza, non solo nella sicurezza. Questo è stato il primo grande cambiamento della 124. Il secondo cambiamento della 124, e questo viene dato dall'articolo 101, dall'articolo 1,1, è l'autorità delegata. Per la prima volta non viene dato più a un sottosegretario qualsiasi, ma viene indicato un solo sottosegretario senza nessun'altra delega per seguire solo i servizi segreti, i servizi di intelligence. Importantissimo anche questo,
perché non c'è commistione tra il governo e la sicurezza della Repubblica. Ed è una cosa che, come dire, è costata. Ricordo nel 2008 questa legge fu cambiata sei mesi dopo la sua approvazione, perché un sottosegretario alla presidenza voleva rimanere sottosegretario alla presidenza avendo anche la delega di autorità delegata. Dopo 4 mesi si è ritornata alla legge originaria. Quindi abbiamo avuto poi sempre autorità delegate unicamente indicate per i servizi ed intelligence. Li dividemmo nel 2007, quindi con i decreti attuativi del 2008, la terza grande innovazione. I servizi divisi per compartimento ma coordinati per la prima volta. C'era da una parte i servizi esteri chiamati AISE e dall'altra parte i servizi degli interni chiamati AISI. Ma a coordinare il lavoro di questi due grandi dipartimenti c'era il Dipartimento dell'Informazione sulla Sicurezza, il DIS, che coordinava il lavoro di tutte e due le agenzie, o che me le chiamavano nel 2007 quando li ho trovati, le case, di tutte e due le case, li coordinavano per poter fare lavorare insieme, congiuntamente, su iniziative, ciò che prima non si faceva, perché spesso facevano due indagini sulla stessa cosa. Quindi si riesce a trovare un momento di compensazione, una camera di compensazione nel DIS. È il DIS che risponde direttamente attraverso il suo direttore al comitato parlamentare, allo stesso primo ministro, non si può dire che in Italia non esiste, al presidente del Consiglio, è lo stesso DIS che risponde attraverso il direttore all'autorità delegata. Quindi, altra cosa, la filiera diventa precisa. La filiera di comando diventa precisa e tutti sanno ciò che devono fare. Altra innovazione di grande valore in questa legge è la ripresa collegiale degli obiettivi della nazione. Ci sono 6 ministri che formano il CIS, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, che si riuniscono 2 volte l'anno e danno indicazione al DIS e aiutano il Presidente del Consiglio a indicare quali sono le strade che vanno seguite per i 6 mesi successivi, quali sono gli obiettivi a 2 anni, a 1 anno e a 6 mesi. Quest'anno parliamo di finanza e di Cina, ci iniziamo a, come dire, arriviamo a toccare in maniera principale tutto ciò che riguarda la finanza e la Cina, cioè gli diamo un indirizzo e quindi non più una, come dire, una ricerca random, se così si può dire. Attenzione, questo anche per un altro motivo, perché è cambiato anche quando abbiamo ricostruito l'AISI e l'AISI, è cambiato il vecchio modo di fare servizi di intelligence. Prima si faceva la ricerca del latitante, prima si facevano la criminalità organizzata, prima, adesso no. No, ci sono i carabinieri, la polizia, la finanza, per i reati finanziari. Questo lo fanno già normalmente, abbiamo grandi ed eccellenti investigatori in giro per l'Italia. Noi dobbiamo indicare quali sono i flussi della nuova economia. Non dobbiamo indicare il latitante che sta a Caracas, casomai lo incontriamo e gli indichiamo. E l'altra cosa che siamo obbligati a fare con la 124 per la prima volta è che appena un agente dei servizi, a qualsiasi livello esso sia, il più piccolo ad arrivare al direttore, hanno l'obbligo entro 24 ore di comunicare all'autorità giudiziaria il reato in cui sono incorsi. Non che l'hanno fatto, ma che si sono accorto che sta in atto, lasciando all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria in questo caso, l'onere e della prova del reato in essere. Quindi questa, come dire, è una parte importante. Guardate, io sto sottolineando questa cosa della parte importante perché è proprio il vero cambiamento che c'è stato in Italia ed è anche uno dei motivi, lo dico con orgoglio,
che molto probabilmente noi in Italia abbiamo vissuto la stagione del terrorismo un poco perché eravamo, come dire, venivamo dalle Brigate Rosse, da un'esperienza interna familiare, per così dire, ma molto anche perché è cambiato il servizio di informazione e il rapporto anche con le forze dell'ordine, che noi abbiamo meno possibilità di attentati. Questo non significa che vengono esclusi, ma ne abbiamo meno sicuramente. Quindi, delle due agenzie, dei compiti delle due agenzie, non ne vorrei parlare perché ne parlerò nel secondo pezzo del ragionamento che faccio. Quello l'AISI per l'interne, cioè per tutte le questioni interne, dall'immigrazione alle banche, alle nostre industrie, via di seguito, all'AISI, a ciò che noi, agli interessi italiani della nostra Repubblica nell'estero. Ne parlerò dopo perché, come dire, va cambiato adesso, secondo me. Altra cosa importante: viene rafforzato il ruolo dell'UCSE, nome, sigla abbastanza, come dire, non conosciuta. L'UCSE è quella struttura all'interno del Dipartimento della Sicurezza che conferma il nulla osta di segretezza per chi lavora a progetti legati a, come dire, che sono riservati, riservatissimi o segreti. Parlo di chi lavora nelle imprese, che fa caserme, carceri, parlo a chi, come nella Finmeccanica, fa pezzi d'aereo, radar, puntatori. Ecco, abbiamo modificato e completamente cambiato la forma di questa struttura, di questo dipartimento dell'UCSE. L'abbiamo resa più aderente all'attualità, l'abbiamo resa più veloce nelle risposte, perché prima, quando siamo arrivati nel 2008 e poi nel 2013 con Angelo, ma io nel 2008 sono arrivato, c'erano 118.000 pratiche non evase. Cioè, nel frattempo, se dovevano rubare un progetto industriale di tipo militare, l'avevano già fatto, perché noi non ce eravamo nemmeno accorti per il tempo. Oggi siamo in arretrato di 11 giorni dal momento della richiesta al momento in cui viene fatto l'accertamento. Questo è un grande lavoro che serve a garantire la sicurezza del nostro paese da questo punto di vista. E poi, diciamo, il motivo per cui io e Angelo in questa legislatura, io prima, abbiamo fatto sto lavoro, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Attenzione, prima c'era un'altra struttura, ma che era solo di audizioni, che era solo di conoscenza. Il Comitato Parlamentare con la 124 prima e con la 133 dopo assume un ruolo importante nel controllo del quotidiano ai nostri servizi di intelligence. Ci è voluta una battaglia, però più o meno noi siamo riusciti a fare la frase così come si svolge nella legge. Il capo quarto: si svolge il ruolo del controllo parlamentare nel rispetto della Costituzione e il ruolo dei servizi segreti, nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Noi verifichiamo quotidianamente, quest'anno abbiamo fatto la bellezza di 200 sedute fino a questo momento, tutte segretate, nessuno con il verbale, quindi non abbiamo fatto niente per 200 sedute, 200 sedute su come quotidianamente i servizi fanno il loro lavoro. Attenzione, vorrei ben chiarire questa cosa: noi non conosciamo i metodi operativi, né ci devono essere raccontati. Noi vogliamo sapere se è stata rispettata la procedura che la legge prevede. Vediamo se sono state rispettate le leggi che nel momento in cui si fa l'operazione sono attuali. Ne verifichiamo se quello che abbiamo previsto all'inizio dell'anno, a fine anno, è stato fatto. Questo perché per una prima volta
318 sono, scusa, 200. Sono allora dico 318 le riunioni fatte quest'anno, in questa legislatura. Noi non dobbiamo, in Italia nessuno risponde più delle cose che fa. Questo per la prima volta è una cosa, una struttura così delicata come i servizi segreti hanno avuto un comitato parlamentare che sfido chiunque di voi negli ultimi 10 anni a dire che c'è stato un diverbio sul come sono stati gestiti i servizi segreti, perché all'interno del comitato ce ne diciamo di tutti i colori, però alla fine troviamo la sintesi, perché la prima cosa, la frase su cui tutti quanti siamo d'accordo è che difendiamo le istituzioni di questa Repubblica. E per questo motivo vediamo se le garanzie funzionali sono ancora, come dire, usate bene, se le coperture sono usate bene, se le intercettazioni sono fatte secondo la legge, attenzione, modificata dall'intercettazione normale, perché i servizi fanno intercettazioni in maniera diversa, più spinta, ma hanno l'autorizzazione, non è più il procuratore territoriale, abbiamo un solo procuratore nazionale che avoca a sé tutte le intercettazioni dei servizi, e in questo modo viene registrata l'inizio e la fine dell'intercettazione, e viene poi, se ci sono casi di reato, viene dato al procuratore. Non è che registriamo a prescindere l'intercettazione. Questo per dare maggiore sicurezza. Ora immaginiamo se noi dovessimo intercettare un terrorista in Italia e non sappiamo in quale procura, in quale zona dell'Italia sta parlando, noi dovremmo fare 9 procuratori, chiedere a 9 procuratori se ci fanno, se ci autorizzano su quel numero e a quella persona. Quindi avremo 9 per 3, 27, almeno 27 persone erano in questo caso, sappiamo che è una sola persona, la persona in questo caso il procuratore Pignatone, procuratore capo di Roma, e per questo motivo a lui fa riferimento. Noi facciamo audizioni come comitato parlamentare, quindi giorno per giorno sentiamo i direttori, i vice direttori, non solo, sentiamo anche agenti per sapere se hanno fatto il proprio lavoro nel modo in cui doveva essere fatto, ma non per sapere l'operazione come è andata. Non spetta a me fare James Bond della situazione, o la signora, non mi si chiama, la signora C si chiamava, della capo che vuole sapere che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, se ha ucciso o non ha ucciso. Non è questo il problema. E se ha rispettato le leggi o non ha rispettato le leggi. Se ha difeso la nostra democrazia o non ha difeso la nostra democrazia. Questo è quello che ci interessa. Questo lo chiarisco più volte, perché noi già nel 2011 abbiamo avuto un grande conflitto con la Corte Costituzionale sulla vicenda Buomar. Quando il procuratore Spataro fece ricorso alla Corte Costituzionale sul segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio, anzi da 3 presidenti diversi del Consiglio. La Corte Costituzionale rimandò indietro il quesito dicendo che il COPASIR, il Comitato Parlamentare della Sicurezza della Repubblica, essendo l'organo parlamentare di vigilanza, doveva decidere se il segreto di Stato era apposto o opposto a ragion veduta, scaricandosi di responsabilità la Corte Costituzionale sul Comitato. In quel momento andammo in conflitto, perché noi, per conoscere il segreto di Stato, devi sapere l'operazione. Invece siamo riusciti con la legge del 133 del 2012 a dire che il Presidente del Consiglio, prima di apporre, una volta apposto il segreto di Stato, arriva in Copasir e ne spiega le linee essenziali del segreto di Stato, per poi, come dire, continuare, e poi il comitato stabilisce se sulle linee essenziali deve approfondire o meno
la valutazione sul segreto di Stato. Ora, tanto per capirci, i segreti di Stato in Italia sembrano milioni, in Italia sono 7 i segreti di Stato, di cui 4 tra poco andranno pure ai 30 anni, quindi perché entro 30 anni poi i segreti di Stato passano da segreti di Stato a segretissimo, a meno che non ci sia nel segreto di Stato un terzo paese o un nominativi ancora all'interno dei servizi e quindi coperti da segreto per interna corporis, e quindi in questo caso vengono omissate le parti relative a queste persone. Ecco, questa, diciamo, giusto per fare un quadro su che cos'è il comitato parlamentare, su quali sono i compiti che ci spettano quotidianamente, che spettano a noi e agli operatori della sicurezza in Italia. Però, se mi permettete, prima, poi dopo rispondo alle domande se ce ne sono, ma prima di chiudere questo intervento, io sono a 10 anni di distanza, in questi giorni tutti stanno dicendo: ah, che bella legge, bellissima, lo dico prima di ogni altro io, però ormai è una legge che ha 10 anni. E quindi, come se in una normale corsa di Formula 1, molto probabilmente ci dovremo fare un pit stop, dovremo fare un cambio gomme, dovremo fare qualcosa, la macchina sta bene ma qualcosa bisogna fare per guadagnare ulteriori secondi rispetto agli altri. La prima cosa, io ritengo anacronistico oggi avere un servizio, e questo spero che Angelo mi senta, perché poi devo vedere se è d'accordo o no, avere un servizio estero e un servizio interno, in particolare per alcune materie. I soldi, l'economia si ferma alla frontiera, e quindi c'è sta il reparto interno delle agenzie interne che seguono i soldi in Italia, e appena vanno all'estero arriva l'agenzia estera per seguire questo. Il cyber, che facciamo? Seguiamo cyber in Italia, però se per caso il server sta a Lugano poi interviene l'AISE che è l'agenzia estera. Bene, io ritengo che noi oggi dobbiamo andare verso un, non un servizio unico, ma un servizio coordinato forte su alcuni temi unici e su alcune operatività invece specifiche divise sull'estero e sull'Italia. Prima cosa, le materie della finanza, le materie del cyber, del terrorismo. C'è un momento in cui noi dobbiamo collaborare di più con l'Europa, e ci arriverò come ultimo punto. Non è possibile che ci siano 6 persone o 27 persone in Europa che si riuniscono, 27 italiani, 27 per l'interno e 27 per gli esteri, per parlare della stessa cosa. È impossibile, è incredibile in un momento in cui si fa tutto via Skype, cercando di non utilizzare Huawei. E seconda cosa, come riflessione, il personale. Io quando sono arrivato nel 2008 all'interno dei servizi, no, come comitato di vigilanza, non sto all'interno dei servizi, non potrò neanche farne parte essendo parlamentare in futuro. Sono arrivato lì, c'era una media di età di 56 anni. Persone che erano entrate 30 anni prima, alcune bravissime, altre che si erano scordate perché erano entrate. Io sono andato nella sede principale del DIS, allora era direttore del DIS Gianni De Gennaro, calabrese come voi, arrivai da Gianni De Gennaro e davanti alla porta, è lui che ci sta chiamando, e ho riconosciuto un ufficiale dei carabinieri davanti alla porta. Mi piangeva il cuore vedere persone che avevano una grande qualità, ma che, perché erano in sovrapproduzione o in sovraffollamento all'interno dei servizi. Mi ha fatto due operazioni di
come dire, uso una parola sbagliata, però dal senso di svecchiamento. Noi abbiamo ridotto tantissimo il numero dei partecipanti alle organizzazioni della sicurezza, anche questo è coperto da segreto, quindi non vi dirò il numero, ma abbiamo cercato di fare, introdurre un meccanismo, che è il meccanismo dei giovani. Per ogni 100 assunzioni, per ogni 100 licenziamenti, 30 assunzioni sotto i 40 anni. Abbiamo cercato, al di là delle figure legate ai direttori, che si portano delle figure loro proprio dietro, però diciamo abbiamo fatto questa operazione. Utilizzando molto la scuola di formazione, accelerando la scuola di formazione dei servizi e accelerando il rapporto con le università. Abbiamo chiuso 6 accordi con le università, in cui anche attraverso le università facciamo reclutamento. Il passo successivo che dobbiamo fare oggi qual è? È quello di portare, adesso siamo a 49 anni la media, io vorrei portarla entro il 2020 a 38 anni. Ora sembrano dei numeri, ma noi abbiamo i nativi digitali. Il futuro è fatto di ricerca internet, è fatta di smanettoni, è fatta di ragazzini di 16 anni che bucano il Pentagono, è fatta di persone che crescono, come dire, in maniera diversa, per cui io, con tutto il bene che voglio e con tutta la grande abilità che ho, non riesco mai ad arrivare alla loro, cioè stanno sempre davanti. Io sono comunque la tartaruga e la lepre, al contrario in questo caso. Quindi io chiederò, nella riforma dei servizi che stiamo tentando di fare, nell'aggiustamento della riforma dei servizi, di fare assunzioni di ragazzi sedicenni, di persone giovani, all'interno dei servizi, che ragionano su piattaforme nuove rispetto alle nostre, perché prima noi mandavamo 10 agenti per vedere come erano, che fotografavano sul palco in Cina, come era la sfilata sulla Piazza Rossa. Oggi piglio YouTube e me la vedo da qui, senza mandare 10 agenti. E se qualcuno è bravo a girare, trova addirittura chi è il sorriso, la stretta di mano fra due sul palco, e ne capisce da analista in che modo sta andando il mondo cinese. E allora noi dobbiamo fare questo, secondo me, aumentare la frequenza con le università, e ben vengano i corsi come quelli che Mario Caligiuri mette in piedi con l'università, sia estiva che invernale. Sembra una cosa così, di al mare che al monti, ma perché con queste noi dobbiamo creare, attenzione, ma questi ragazzi non devono stare a vita, non devono pensare che a 80 anni stanno ancora, perché adesso con la pensione arriveremo intorno ai 75 anni all'interno del posto di lavoro. Dopo 5 anni, 8 anni, noi dobbiamo creare, come fanno gli Stati Uniti, come fanno gli altri paesi, dobbiamo trovare il lavoro dentro l'amministrazione pubblica, ma anche nelle aziende private. Perché solo così noi diffondiamo il verbo della sicurezza, la percezione della nostra sicurezza, perché all'interno dell'azienda c'è bisogno della figura che controlla il nulla osta di sicurezza. Non è possibile che in Italia tutto viene affidato al caso e a una, come dire, è a una cassaforte antincendio che mettiamo dentro il nostro ufficio. Noi dobbiamo iniziare, abbiamo dentro delle capacità tecniche che dobbiamo difendere, e allora la formazione, l'assunzione, il conoscere il mondo della sicurezza messo insieme deve essere messo a disposizione dell'intera nazione, dell'intera Repubblica. Questo è il secondo punto, secondo me, su cui dobbiamo fare un ragionamento forte. Terzo ed ultimo, poi mi taccio. Noi abbiamo un'esperienza italiana. Quando parlavo prima di AISI e di AISE. Noi abbiamo prima un'esperienza italiana che è il CASA. Sapete che cos'è il CASA? Il CASA è il Comitato di Analisi Strategico dell'Antiterrorismo, che si riunisce presso il Ministero del
degli interni una volta a settimana, dove ci sono dentro carabinieri, polizia, finanza, protezione civile, servizi segreti, sul terrorismo, e comunicano fra di loro. Siamo forse, questo è uno dei momenti vincenti della nostra battaglia contro l'antiterrorismo, contro il terrorismo. Questo noi dobbiamo trasportarlo in Europa. È l'obiettivo che noi dobbiamo avere. Solo grazie a questo, a poter comunicare, così come lo facciamo col terrorismo, anche però io metterei col cyber, aggiunto il cyber vicino, dobbiamo comunicare fra di noi ciò che sono le esperienze. Perché che il signore terrorista che è vissuto in Italia per un periodo e noi lo comunichiamo ai francesi in una riunione, molto probabilmente i francesi stanno più attenti e non si aspettano l'autobus, cioè il camion sulla via di Nizza, o il contrario, che un altro. Noi per esempio la magistratura, il Rossi in questo caso, ha fatto una grande operazione, abbiamo sventato un attentato in Danimarca che stavano organizzando a Bolzano. Esatto. Cioè, lo stavano organizzando a Bolzano, erano cinque di loro, si stavano organizzando, tutti pensavano all'attentato in Danimarca, invece no, stavano preparando un attentato in Danimarca. Bene, grazie al lavoro di questo abbiamo comunicato e abbiamo salvato delle vite in quel momento in Danimarca. E può succedere il contrario. Ecco, noi dobbiamo trasformare il casa da italiano in europeo. L'ultima cosa, e questo lo so che è una nota dolente, ma è proprio un tweet questo da 140 battute. Gli immigrati non sono terroristi. Però per non farli diventare terroristi dobbiamo fare ciò che in questi giorni sta facendo il ministro Minniti. Non sono del suo partito, ma è il ministro di questa Repubblica. Cioè noi dobbiamo andare laddove ci sono i focolari e lì dobbiamo iniziare a difendere la nostra Repubblica. Noi dobbiamo smettere di pensare che si fermano in mare o che si possono fermare alzando il muro. Noi li fermiamo dandogli la possibilità di rimanere dove stanno. Questa è la quale. Grazie. Ringraziamo il senatore Esposito per questa ampia, articolata, chiara esposizione del mondo dell'intelligence. E in particolare ho apprezzato questa definizione dell'intelligence di come stazione meteorologica, come antenna che ci fa comprendere il mondo che è e il mondo che verrà. Poi, molto bella questa definizione, perché qua ci troviamo in una biblioteca e in questa biblioteca ci sono dei libri di Joseph Roth, che era uno scrittore della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, che descriveva durante la Prima Guerra Mondiale il crollo dell'impero asburgico, che era definito come la stazione meteorologica della fine del mondo. E allora questo concetto mi sembra molto, molto importante, e le cose molto interessanti che ha detto il senatore Esposito in riferimento al futuro dei nativi digitali, all'esportazione del modello italiano a livello europeo. Quindi sono concetti politicamente, culturalmente importanti e significativi. Voglio completare il saluto delle autorità presenti, oltre alla sindaco Sirianni che ha introdotto questa nostra manifestazione come sempre con garbo e nel migliore dei modi, i consiglieri Florindo Rubettino, Luigi Aristodemo, il presidente del consiglio comunale Angelo Sirianni, oltre al capitano della compagnia dei carabinieri Francesco Zangle, al comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Lamezia Terme il tenente colonnello Massimo Ribaudo, il commissario del comune di Decollatura Laura Rotundo, il preside dell'istituto di istruzione superiore Don Luigi Costanzo di Decollatura, e per
prima di introdurre il secondo relatore di questa sera, e vorrei ribadire quello che è l'obiettivo culturale che ha toccato anche il senatore Esposito nel corso della sua interessante esposizione. Cioè l'intelligence, dal nostro punto di vista, deve essere riconosciuta come disciplina accademica all'interno delle università italiane, così come accade in tanti altri paesi del mondo, e quindi col riconoscimento della disciplina anche l'avvio di corsi di laurea specifici su questo tema, perché adesso ci sono dei master in diverse università italiane, ma complessivamente potranno riguardare qualche centinaio di studenti, pochi rispetto all'importanza della disciplina e al compito che noi assegniamo all'intelligence, perché il tema della sicurezza è il tema endemico delle società contemporanee, e quindi le varie dimensioni che dobbiamo affrontare, la dimensione cibernetica, il cyber, oggi a livello geopolitico chi controlla il cyberspazio controlla il mondo. Qualche giorno fa Putin, il presidente russo, diceva che chi controlla l'intelligenza artificiale controlla il mondo, quindi il tema dell'intelligenza artificiale non può non essere oggetto dell'interesse delle agenzie di informazione e sicurezza, così come la dimensione economica che noi domani sera approfondiremo. Due notizie di dettaglio: alla fine della lezione rilasceremo il certificato, l'attestato di partecipazione per chi si è iscritto. Domani dalle 9.30 alle 12.30 e poi sia domani che sabato da 9.30 alle 12.30 e poi dalle 16 alle 18 faremo delle esercitazioni, parleremo di sovranità monetaria, di contraffazione, di portualità e di intelligence, e colgo l'occasione per ringraziare i collaboratori di questa nostra manifestazione, la Radio Radicale che ci segue come sempre con attenzione, la casa editrice di Bettino, ci sono tutti i libri che la casa editrice ha pubblicato nel corso degli anni, l'associazione Fiore di Lino che cura gli aspetti organizzativi, Libera TV che documenta insieme a Il Reventino e a Radio Simatron le iniziative di questa sera, e poi tutti i risorsi e i collaboratori.
cambia la percezione. Cioè, io mi ricordo che il periodo in cui uscivano le prime pagine del giornale, visti sta su di Roma, stanno arrivando sui balconi, c'era la vecchietta che era tutta la famiglia seguendo il TG1 e si preoccupava pure delle finestre, nello stesso tempo ho a che fare con giovani imprenditori che, giovanissimi, che dopo tanti studi e mezzi sacrifici creano una bellissima startup, partono, hanno un'idea buona, riescono a realizzarla, riescono ad avere i grandi clienti, ad arrivare a un fatturato, visto ovviamente ragazzi giovanissimi, anche sotto i 30 anni, che con le loro piccole e medie imprese riuscivano ad avere fatturati che sfioravano i 3-4 milioni d'euro. Ovviamente poi succedeva che il fatturato, il 90% era su 2-3 grossi clienti, il restante su una marea di turni di clienti più piccoli. Poi succedeva che dopo 2-3 anni di successo, quindi ho fatto convinto giustamente una battaglia incredibile di vita con tanti temi, e poi perde il primo cliente. Dopo qualche mese perde il secondo cliente, quando perde il terzo cliente capiscono qua c'è qualcosa di fare. Chiamano gli esperti, fanno l'analisi e scoprono di essere bucati, da tutti, non voglio dire cinesi, no, dai cinesi, dai americani, da tutti, e ci sono ovviamente organizzazioni criminali che infiltrano il nostro sistema di imprese, infiltrano politicamente, sviluppano le idee, sviluppano quindi il know-how, è quello che parliamo a livello più grosso, strato industriale, con le nostre grandi aziende partecipate, e ovviamente quel danno lì non viene percepito. Cioè noi percepiamo tantissimo, abbiamo percepito l'ISIS e poi c'è un'altra minaccia, quella di Hezbollah, della quale finalmente noi siamo attualmente relatori di maggioranza all'interno del comitato su un'indagine conoscitiva, un'indagine conoscitiva sui trattatori informatici che ci molto accurato, noi per qualche mese abbiamo ascoltato un po' tutti, sia le istituzioni, sia le aziende, abbiamo veramente appreso informazioni molto 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 interessanti, ma non è che dobbiamo scrivere assieme, e per poi provare, ecco, a dare anche un contributo legislativo, perché purtroppo parliamo di una materia che continua in evoluzione, e ecco, anche la politica e le istituzioni non sempre hanno la legislazione, cioè, purtroppo sul web, su internet, sui colossi di data, puntualmente si introduce qualche emendamento, qualche nuova legge, però non si fa veramente tanto, perché quello però magari ci torno dopo in questa parte, magari ci torno dopo. Dicevo, quindi c'è per esempio il Consiglio, come ho detto, c'è un CIPR, quindi i ministri sono, perché ragioniamo di sistema paese, ministro dell'interno, ministro della difesa, ministro della giustizia, ministro degli affari esteri, ministro dell'economia, ministro dello sviluppo economico, quindi sono materie fondamentali per in alta sicurezza, che sono quelle che dicono se i clienti dell'intelligence italiana dicono tu, il direttore di tu, il direttore AIDI, mi dovete fare una raccolta informativa, abbiamo bisogno di queste informazioni su questo punto. Quindi il CIPR insieme alla Presidente del Consiglio detta quello che ha bisogno informativo da parte che diciamo tutti gli intelligence devono cercare, sui quali devono lavorare. Poi ovviamente ci sono gli agenti scientifici, quindi l'ufficio di protezione del servizio, c'è poi sempre all'interno del BIS ci sono gli agenti centrali e c'è la scuola di informazione. E ci sono le agenzie che hanno competenza AISI ed AISE interne. Io qua concordo con il vicepresidente, nel senso che spero, stiamo probabilmente lavorando dal vostro contributo, una futura legge al di là di quelle sette delle fatte più sul dominio cibernetico, ma in maniera anche molto più semplice, una risorsa, lo 007 dell'AISE, che vi segue un terrorista che magari dalla Libia poi arriva sul territorio siciliano e deve scambiare informazioni del suo corrisposto dell'AISI, è normale che anche in quel transito di informazioni non riesce a fare magari un quadro o una totalità della complessità della cosa, non è che devi scambiare attraverso tutta la manina, seguilo tu, anche da un punto di vista quindi non solo di dominio cibernetico, ma penso proprio dal punto di vista operativo dinamico, questa cosa qui, che forse nel 2007 era giusta, oggi andrebbe superata. La mia idea personale di questo, non posso dire, è di creare un cervellone più grande, cioè un BIS molto più grande, con quattro grossi dipartimenti, speciali come fanno anche in altri paesi, specializzati nel terrorismo cibernetico, funzionato e funzionato. Io farei, perché sono sensibile a questa materia, perché sono concordo con me, come israeliani, un'agenzia per gli americani, un'agenzia specifica per il governo, che mi faccia rapporto con il terrorismo cibernetico, sia di difesa che di attacco, e sia a disposizione del cervellone, che non è che creiamo delle doppioni poi, perché poi succede quello ovviamente, è normale, l'AISE fa cyber, l'AISE fa cyber, anche il BIS c'ha la sua parte cyber, quindi se come rendere
po' come dire, la struttura del sistema di informazione per la sicurezza della rete. Noi come comitato poi riceviamo in maniera semestrale una relazione da parte del intelligence, alla quale possiamo fare diciamo, importanti osservazioni, alla quale diciamo, devono risponderci a questa relazione semestrale. La prima di questa misura che abbiamo fatta insieme. La banda dei talentità. Magari mi sa che ci toccherà di fare anche insieme. E poi annualmente il comitato presenta una relazione al Parlamento, quindi noi facciamo una relazione annuale che poi diamo a tutto il Parlamento. Durante questa legislatura, durante questa legislatura, per esempio è capitata una cosa, questa sarà la seconda relazione. Abbiamo già fatto una relazione che la trovate pubblica ed è la relazione che il comitato ha svolto sull'operazione Farfalla, ovvero quelle presunte attività dei servizi all'interno delle carceri che un tempo erano vietati per legge. Noi abbiamo fatto questa indagine conoscitiva per, come dire, appurare le responsabilità e la trovate pubblica. Qual è la difficoltà di una relazione del genere? Essendo, come sapete, il comitato soggetto appunto alla legge 124/2007, ovvero se si cacciano documenti, se si cacciano informazioni, si va in galera, quando sei parlamentare in carica anche da un terzo a metà della pena in più. Scrivere una relazione del genere, che puoi fare ovviamente per leggi, significa poi che maggioranza e opposizione, noi l'abbiamo scritta a 20 mani, devono trovare un perfetto equilibrio e devono anche pesare le informazioni da rendere pubbliche. Quindi quella è stata proprio la difficoltà maggiore, e la trovate pubblica sul sito del Senato, perché attualmente spetta al Senato, quindi sul Copasir c'è il sito del Copasir con tutte le attività, e siamo arrivati a 318 sedute, cioè noi a metà legislatura avevamo fatto già più sedute di quante ne ha fatte la precedente legislatura. Questo perché? Perché a mio giudizio sono mutate le minacce. Oggi ognuno si inventa, come dire, il suo termine preferito, chi dice parla di minaccia ibrida, minaccia molecolare, minaccia puntiforme. Io ricordo che appena entrato in Parlamento seguimmo come comitato lo scandalo del Datagate, immagino come tutti quanti ne abbiate sentito parlare, quindi altri governi che spiavano presidenti del Consiglio. E qua si vede la responsabilità di una commissione del genere, cioè ci può essere un presidente di destra, di sinistra, di qualunque partito, ma è presidente del Consiglio dell'Italia. E io feci come tutti noi abbiamo fatto, quindi abbiamo battuto i pugni sul tavolo per cercare di capire puntualmente cosa era accaduto. Poi è normale che parliamo di geopolitica, come dire, mondiale, altissimi livelli, e non è nemmeno semplice riuscire poi a capire tutte le sfumature. E altre cose pensavo non dette. Oggi un'altra difficoltà che è cambiata, e quindi un'altra difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro è, diciamo, l'ho già accennata, la minaccia cibernetica, ma in realtà è cambiata la velocità anche della guerra. Cioè, noi non abbiamo a che fare di certo con abbiamo a che fare con l'intelligence e la sicurezza, le materie della sicurezza. Se prima un tempo, come dire, gli uomini facevano le lotte, le battaglie con i pugni, con le pietre e con le mazze, poi abbiamo avuto i cavalli, poi siamo arrivati ai carri armati, quindi diminuiva cosa? Diminuiva il tempo di ingaggio, aumentavano le distanze percorribili. Se prima le guerre duravano secoli, se non anni, decenni, poi giorni, poi siamo arrivati ai missili, carri armati, gli aerei, oggi, e veniamo alla guerra cibernetica, con un pulsantino, in una frazione di secondo, tu puoi fare danni enormi. Questo ovviamente cosa comporta? Comporta sia un veloce mutamento dell'intelligence, e ovviamente aumenta la difficoltà. Immagino che tu più di altri, che hai vissuto anche la scorsa legislatura, e questo già lo dice il numero di sedute che è più che raddoppiato, su quelle che sono un po' l'evolversi delle due minacce. E io credo che l'obiettivo comune delle istituzioni sia, da una parte, la diffusione della cultura della sicurezza, di sviluppare una parola a quale tengo tanto, che per la prima volta pronunciò l'ex direttore del DIS, l'ambasciatore Giampiero Massolo, ovvero il concetto di sicurezza partecipata. Io ho, diciamo, al di là dell'impegno istituzionale, poi da ingegnere mi diverto a fare vari lavoretti, e diciamo, sto lavorando personalmente questo, diciamo, al di là dell'attività parlamentare, ho creato, diciamo, un progetto, tra un po'
cioè già è pubblico, già hanno parlato, ed è, diciamo, l'idea venne quando ci fu l'attentato a un centro commerciale a Amburgo in Germania, dove che successe? Successe che delle persone lì presenti lanciarono una diretta Facebook, questa diretta divenne virale sui canali YouTube, poi in televisione, per circa 22-23 minuti veniva proiettata contemporaneamente in tutte le televisioni, fino a quando ci fu l'ordine, come c'è stato anche adesso in Spagna, l'ultimo attentato di Barcellona, ci fu l'ordine da parte della polizia tedesca di oscurare questo video, perché erano ovviamente le forze dell'ordine, erano in procinto di capire la situazione, di prendere e ammazzare i terroristi e di capire se ci fosse tutta un'organizzazione. Tu ovviamente lanciando un video così, cosa che dico in maniera emozionale, magari può capitare anche a noi, come dire, siamo da piccoli esperti, però magari ti succede un qualcosa davanti di grosso, credo sia istintivo, uno caccia il telefonino, inizia a fare una diretta, sono cose che, cioè, nessuno si deve fare professore, succedono all'ordine del giorno, però in quel momento si mostravano le posizioni degli uomini che stavano intervenendo, per cui fu messo down. E oggi attualmente in tema di security ci sono, diciamo, le cose più efficaci, l'ho studiato un po' tutte, la Francia aveva creato il SAIP, che era un'applicazione del Ministero dell'Interno francese, però ha avuto poco più di 100.000 download, pochissimi per quelli che sono 67 milioni, 70 milioni in Francia, quindi parliamo del nulla, perché ovviamente, qui vengo al discorso che faceva prima il vicepresidente, se tu non percepisci il pericolo, tu a te non viene nemmeno di scaricare l'applicazione. Oggi la cosa, diciamo, banale, più efficace è il safety check che ha fatto Twitter e ha fatto anche Facebook, e quello di Facebook è quello che funziona di più. Per cui cosa, diciamo, io sto proponendo, se è Big Data, se è le istituzioni, abbiamo anche presentato una legge in Senato, di creare un doppio pulsantino, nel senso, oltre a chiedere il safety check, stai bene, di mandare al curioso di turno, di dare la possibilità al curioso di turno con un altro semplice notifica di inviare foto, filmato, audio, quindi non però pubblicamente, ma un canale preferenziale che è controllato ovviamente dalle forze dell'ordine, forze di polizia, forze, ovviamente dall'altra parte ci devono essere esperti, quindi di forze dell'ordine, di security, di intelligence, che sappiano anche filtrare magari, come dire, anche il disturbatore di turno, però sicuramente può essere un aiuto. E un'altra cosa è me, sulla quale io mi sto spendendo tantissimo in, come dire, un'idea che ho partecipato da buon ingegnere al CNI, al Consiglio Nazionale di Ingegneri, uno studio, abbiamo iniziato con un team di tecnici, molti salernitani, ovviamente sono salernitano, uno studio su il progettare in maniera diversa l'ambiente circonda. Cioè in America già è stato fatto il CPTED, cioè ingegneri e architetti progettavano, per farla banale, sono le barriere che mettiamo, no? le fioriere, quelle l'ABC, però esistono tantissimi modi per progettare le città, l'ambiente in cui viviamo, in maniera tale da rendere più sicuro senza disturbare l'ambiente. C'è soltanto uno studio più avanzato in America, sono avantissimo in questa cosa, in Europa c'è solo la Francia che ha avanzato questo studio, ovviamente aumentano i costi di progettazione, per cui in Francia giustamente hanno deciso di dedicare un certo tipo di progettazione a quelle strutture tipo stadi, teatri, diciamo, che raccolgono grandi masse, progettare in un certo modo. Secondo me noi italiani, che abbiamo delle risorse incredibili, un know-how incredibile, su questo siamo ancora indietro. Io sto provando, ecco, a spingere su un progetto di questo tipo e magari farlo diventare legge. Noi abbiamo chiamato nuove norme tecniche di progettazione che siano antisismiche e anche antiterroristiche, in maniera banale, per capirci. C'è un settore, ahimè, sui quali dovremmo lanciare, perché abbiamo, voglio fare io da ingegnere, abbiamo bravissimi tecnici che poi lavorano in tutto il mondo, ma qua non hanno la possibilità di sviluppare le loro teste. E per questo, ecco, ringrazio il prof Mario Caligiuri che ha creato, questo è il primo anno, giusto, dell'università d'estate sull'intelligence, che spero continuare nei prossimi anni e crescerà. Sicuramente oggi è stata un'affluenza forse anche inaspettata. E io, se avete domande, sono a completa disposizione, se no qua possiamo parlare per ore, perché sono temi che ci appassionano, per cui potremmo andare a fiume. Quindi, mi fermo qua. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Tofolo per il suo intervento, quando ha precisato che il controllo parlamentare è il garante della democrazia del Paese. Le minacce mutano in maniera molto rapida e quindi cambia la percezione. Il rischio cibernetico è fondamentale, perché la sicurezza informatica è la premessa della sicurezza economica del nostro Paese. E poi hai individuato quattro grandi centri operativi all'interno del DIS: lo spionaggio e il controspionaggio,
il cyberspazio, se non ho capito male, un'attività simile a quella che svolge negli Stati Uniti l'NSA. Poi la criminalità organizzata, fondamentale il ruolo dell'intelligence, e poi l'intelligenza economica, mutuando anche l'esperienza francese della guerre d'école économique, che è molto importante. Poi ha parlato della diffusione della cultura della sicurezza, individuando nella sicurezza partecipata uno strumento importante. A questo riguardo mi permetto di sollecitare i due rappresentanti del COPASIR a due protocolli di intesa che sono stati sottoscritti nel novembre del 2016, il primo tra il DIS e la CRUI, la conferenza dei rettori italiani per lo sviluppo della materia dell'intelligence nelle università. Tra l'altro questo protocollo di intesa è stato originato da un seminario presso la CRUI, tenuto proprio per illustrare nell'aprile precedente l'esperienza dell'Università della Calabria nel settore dell'intelligence. E poi un protocollo del quale non si parla per nulla, che venne sottoscritto sempre nel novembre del 2016 tra il ministro della istruzione Giannini e il sottosegretario allora Minniti sulla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole. Sarebbe il caso di riprenderlo, di fare in modo di riempirlo di contenuti, perché il tema è molto interessante. L'ultima notazione è l'onorevole Tofolo ha spiegato che è importante rendere sicure le città anche attraverso le nuove tecnologie. E a riguardo, essendo Soveria Mannelli, che è da anni il comune più informatizzato d'Italia, ecco, magari il sindaco Siriani potrà trovare una intuizione, un'indicazione di operatività per i prossimi mesi, con la collaborazione dell'onorevole Tofolo e del senatore Esposito. Le domande dei partecipanti. Uno dei problemi più importanti è quello della previsione, fenomeni sociali di grande portata, comportamenti anche attraverso analisi dei social network e così via. C'è bisogno di risorse in termini di calcolo, cioè algoritmi in grado di fare queste previsioni, quindi strumenti in grado di eseguire moltissime operazioni in poco tempo. Ci sono dei progetti, questo mi volevo collegare al discorso che faceva il senatore. Cosa sta facendo lo Stato per incentivare la ricerca in questo campo? Perché secondo me l'azione dei servizi, la buona azione dei servizi, può passare attraverso un incremento del settore ricerca, cioè proprio la ricerca in questo senso, cioè metodi matematici, statistici, elaborazione dei segnali, perché uno dei problemi maggiori delle intercettazioni è proprio quello, cioè spesso riuscire a identificare, forse nell'ordine hanno spesso questo problema, associare un imprinting vocale ad un soggetto, un imprinting anche fisionomico ad un soggetto e così via. Quindi secondo me andare a spingere in questa direzione è fondamentale. Noi abbiamo presentato un progetto, io mi ricollego al discorso che faceva l'onorevole, che è anche ingegnere, mi fa piacere poterne affrontare un argomento che è tecnico, ovviamente in maniera molto così, diciamo, sommaria, sopportata. Ecco, quello appunto della possibilità di avere maggiore sicurezza, cioè la moltiplicazione delle fonti informative ha come controparte un aumento del rischio. Quella è inevitabile. L'unica informazione sicura è quella non divulgata, no? Questo lo sapevano. E quindi un aumento, diciamo, del rischio che comporta un aumento dei sistemi di sicurezza associati a quella trasmissione di informazione. Quindi in questo campo, in questo senso, lo studio di tecnologie in grado di criptare le informazioni in maniera più sicura, cosa che oggi in Italia non si fa. Cioè si fa negli Stati Uniti, si fa in Israele, noi abbiamo partecipato a un progetto del MIT, abbiamo proposto degli algoritmi nuovi di criptazione dei dati basati su calcoli quantistici, eccetera, che danno la possibilità di trasmettere informazioni in maniera sicura e di elaborarle anche, dando un servizio anche alle forze dell'ordine in diversi casi. Sì, insomma. Quindi questo, cioè, volevo più che altro sollevare questa tematica
e sottolineare l'esigenza appunto che oggi l'intelligence debba basarsi su cognizioni tecnico-scientifiche molto, molto profonde, cioè non è più come una volta quando si faceva il pedinamento, si faceva... oggi abbiamo bisogno di metodi di analisi e diciamo, di studio improntati appunto sulla scientificità ingegneristica, matematica, statistica di quello che si fa. Quindi questo era, e quindi la domanda poteva essere appunto di avere una sapere cosa si sta facendo e se queste leggi, queste proposte di legge prevedono anche un incremento di questa attività di ricerca e anche la proposizione di, diciamo, di nuove metodologie. Questa... Grazie. Allora, come metodo e modo che diamo un'organizzazione e una tempistica, raccogliamo le domande e poi dopo facciamo le risposte. No, io preferirei questo per così per fare un punto di vista anche per capire subito la domanda e chiudere subito la risposta, perché sennò se andiamo avanti poi alla fine capita che ci dimentichiamo qualcosa tutti quanti. La domanda era super articolata, io cercherò di dare un primo pezzo di risposta e poi Angelo il secondo pezzo di risposta rispetto al... Allora, io ho un sogno. Io ho il sogno di un'equazione per la percezione della sicurezza. C'è una formula precisa che usano gli israeliani quando devono fare una operazione violenta a difesa del paese. Se questa equazione dà risultato 0 o sotto lo 0 la fanno, se superiore a 1 non la fanno. 0 non significa che hanno ucciso, può darsi che 0 sia anche uccidere 60 persone che non capitano nella... Ecco, io invece non sono per una formula in questo tempo, vorrei fare una formula, mi sarebbe piaciuto, e la prima domanda che ho fatto nel 2008 è stata questa: mi create una formula per dare la percezione della sicurezza? Il fatto che c'è la compagnia dei carabinieri in un paesino di 1500 abitanti non sempre dà sicurezza, perché stanno qui 50 carabinieri in un paese di 1500 persone? Quindi la percezione è una cosa diversa dalla sicurezza. Torna a noi. Perché ho fatto questa? Perché noi adesso alcune cose cercherò di dirle e altre non potrò dirle, chiaramente. Quello che posso dire è che noi con l'Università di Roma e di Firenze abbiamo creato un laboratorio scientifico sul cyber, proprio su questi problemi, utilizzando per la prima volta non solo, come lei sa, le intelligenze sul cyber spesso sono a tempo e quindi per la prima volta usiamo i professori patriottici o gli alunni patriottici che si lavorano su un progetto. Faccio un esempio per scoprire se c'è un attacco o non un attacco. Non dobbiamo per forza comprare un software americano, possiamo costruirlo da noi, usarlo solo noi e non far sapere che lo stiamo utilizzando. Per fare questo dobbiamo fare tutto in casa. Bene, questo da 2 anni a questa parte è stato fatto, viene fatto, ogni giorno in continuo andare avanti su questo, però facendo i conti con una cosa: il bilancio dei servizi non è un bilancio americano, né russo né inglese, noi dobbiamo fare i conti all'italiana. Abbiamo un bilancio dove, quando siamo arrivati nel 2008, l'84% era stipendio, adesso siamo arrivati a 50-50, quindi riusciamo a lavorare anche su investimenti tecnologici e su investimenti per progetto di siamo arrivati alla crittografia quantistica, siamo arrivati, come dire, a livelli che la società ci chiede, anche se, per essere onesti, alcune di queste cose sono più della polizia giudiziaria che dei servizi. I servizi devono capire cosa avviene,
ma chi deve poi gestire? E difatti noi negli ultimi 150 milioni gli abbiamo dato una quota alla polizia giudiziaria per fare attrezzare, perché le intercettazioni in Italia al 99% lo fanno le procure e le polizie, la polizia giudiziaria, non la fa i servizi. I servizi faranno sulle intercettazioni fatte in Italia il 3%, il 2%, ma il grosso sono le procure. Per il secondo pezzo invece c'è l'onorevole Tofolo. Allora io ti rispondo in maniera molto semplice, la risposta è quello che stiamo facendo oggi, la diffusione della cultura della sicurezza, e ti spiego con l'esempio che è più potabile per tutti, sempre la sicurezza cibernetica, cioè il nodo più debole per un virus è il nodo che sta tra la sedia e il computer, cioè l'essere umano. Allora se non si fa continua formazione e informazione, questo problema non lo risolviamo. Da una parte, ahimè, lo dico, al di là di opposizione e maggioranza, manca una sensibilità, cioè la sensibilità all'interno delle istituzioni è ancora molto scarsa. Qui hai due persone che al di là della commissione della quale fanno parte, ma hanno un percorso di, io nel mio breve percorso di vita ho molto di più, facevo una cosa, siamo appassionati, ecco, diciamo, di sicurezza, per cui abbiamo una sensibilità maggiore. Purtroppo, ahimè, lo viviamo ogni giorno, il Parlamento italiano ha ancora un livello basso di sensibilità a questo problema, e dico il Parlamento, non il governo, proprio per essere per il Parlamento. E io ho stimato, faccio sempre l'esempio cyber, però vale per tutto, un intervento da 1,52 miliardi di euro, cioè con 150 milioni che furono dati 2 anni fa, non serve a niente, cioè metti a stento, metti a sistema i ministeri forse, cioè il DIS, qualche altra cosa. Poi c'è un sistema, noi, visto che ragioniamo come sistema paese, visto che ragioniamo, io semplifico in 3 nodi, cioè ognuno di noi preso come singolo individuo, ognuno di noi preso come all'interno di un'azienda nella quale lavora, una comunità, e poi c'è lo Stato. Quindi sono questi 3 nodi che sono interconnessi in una, diciamo, una struttura reticolare. Se anche un'azienda pubblico-privata non fa dei corsi di formazione, ti faccio un esempio senza fare nomi, grandi aziende fanno dei test, il test penso sia flash test. No, parlo del test di phishing con le proprie risorse, cioè che fanno? Mandano un'email trabocchetto a tutti i loro dipendenti per vedere appunto il livello di sensibilità. E cosa si scopre? Che se mandi un'email al dipendente, se mandi un'email, faccio l'esempio su di me, all'onorevole Tofalo, sulla mail istituzionale tofalo_@chiocciolacamera.it, io ho un certo livello di sensibilità. Se la mandi sulla mia mail privata, io ho una sensibilità maggiore. Questo significa che noi persone, noi istituzioni, chi sta nelle scuole, chi sta nei ministeri e chi sta in tantissime aziende partecipate, non ha la sensibilità di sentire l'azienda a casa tua. Cioè a noi manca questo, ma nel pubblico e così nel privato. Noi abbiamo proposto, io proposi più volte pubblicamente, magari per risolvere questo problema, fare un elenco, un dream team di esperti italiani sulla cyber e farli fare un po' come l'ambasciatore, cioè gli fai fare 3-4 anni all'ENI, 3-4 anni ai servizi, 3-4 anni al Ministero della Difesa, e li fai ruotare in modo che mischi pubblico, privato, anche aziende private se ci sono grandi realtà, pubblico, privato e Stato, e noi dobbiamo sforzarci per diventare veramente sistema paese. Purtroppo manca ancora questo salto, però bisogna parlarne. Cioè noi già che in 2-3 anni abbiamo spinto tantissimo sul cyber, abbiamo ottenuto un grande, come dire, risultato a mio giudizio, di far spostare il bilancio in una certa direzione. Sarà un piccolo risultato, però cioè, come dire, nell'oceano sono gocce, poi pian pianino. Questo è un po' il... E poi un altro esempio, diciamo, banale, più pratico, è un altro discorso, poi questo forse più politico, privacy e sicurezza. Io faccio l'esempio della strada, ancora più facile di internet. Allora c'è una piazza bellissima, buia, dove ci sono spacciatori, però è la piazza più bella della città. Tu cittadino la vuoi frequentare, allora tu preferisci che la strada resti buia e ci vai a tuo rischio e pericolo, oppure dici ok, mettiamoci la videosorveglianza, mettiamoci un lampione, limito la mia privacy, viene intaccata perché sanno non so là, però almeno sono sicuro. Queste poi sono scelte politiche, e c'è una linea molto sottile tra privacy e sicurezza sulla quale noi ogni giorno ovviamente ci scontriamo contro, diciamo, il sistema. È un altro forte ragionamento questo.